passiamo al Dior Show. Allora, questo qui è un mascara molto chiacchierato, in quanto lo ritengono un mascara davvero prodigioso. Io l'ho comprato, l'ho pagato 25 euro e devo dire che il prodotto è davvero buono, soprattutto proprio in termini di qualità del prodotto. Quello che mi ha un pochettino delusa invece è stato lo spazzolino, perché anche questo qui è enorme. È un mascara che purtroppo, diciamo, rende bene durante la giornata, però è facile che a causa di questo spazzolino gigante possiate fare dei guai, quindi macchiarvi o comunque ve lo faccio vedere rispetto a uno spazzolino di un mascara normale, esempio come questo che vi farò vedere dopo della Yves Saint Laurent, giusto per farvi vedere la differenza. Con gli spazzolini più piccoli è più facile essere precise. Quando lo spazzolino diventa enorme, purtroppo è facile che ci si possa macchiare o comunque non si riescano a prendere bene tutte le ciglia. Tuttavia, c'è da dire che a differenza dello spazzolino gigante del mascara che vi ho fatto vedere prima, il False Lash Effect della Max Factor, c'è da dire che almeno questo qui non è uno spazzolino tronco, per cui vedete la punta affusolata qui vi consente almeno una precisione leggermente superiore rispetto a questo qui. Questo fatto che sia tronco davanti non penso sia una cosa buona. Quindi questo qui della Dior è effettivamente un buon mascara. Mi riprometto di provare anche quello nuovo, Iconique, se non mi sbaglio si chiama così, e vi farò sapere poi il mio parere. Comunque, questo qui non c'è male. Chi di voi lo vuole provare, insomma, è sicuramente un buon mascara. È comunque abbastanza volumizzante e tiene bene durante la giornata. Quello che invece è un mascara davvero formidabile è questo qui della Yves Saint Laurent. Questo qua è proprio un mascara volumizzante ad effetto ciglia finte che esiste in due versioni, una versione marrone e una versione nera. Io devo dire che difficilmente acquisto lo stesso mascara due volte, pensate che questo qui nero l'ho comprato già 4 volte. Per chi di voi lo utilizza effettivamente tutti i giorni e casomai ha l'abitudine di acquistare un solo mascara alla volta, io lo consiglio proprio ciecamente perché è un mascara davvero volumizzante che fa un po' quell'effetto, sapete, occhioni di cerbiatta. Purtroppo è facile che durante l'applicazione si formi qualche piccolo grumo, però passando poi una seconda volta lo spazzolino vanno via. Quindi tiene bene durante la giornata e volumizza, veramente volumizza. Quindi questo qui è un ottimo prodotto. ML sono 7,5 ml e l'ho pagato 25 euro della Yves Saint Laurent, però lo si trova anche in alcune profumerie a 23, 22, quindi non vi preoccupate, potete anche risparmiare qualche euro. La versione marrone, come dicevo prima, anche per la linea extra volume collagene, non lo ricomprerò in quanto è talmente scuro che di fatto sembra nero. Inoltre la confezione di questi qui è molto elegante, è proprio carina. L'unica pecca è che purtroppo si secca abbastanza presto, quindi come dicevo prima, se lo utilizzate effettivamente tutti i giorni e quindi casomai in un mesetto lo finite, è un mascara consigliatissimo. Poi ne ho comprati due della Elf, questi qui sono della linea Elf Studio e anche qui ho fatto l'errore di comprarlo sia marrone che nero. Io mi ostino a volerlo provare questo marrone, ma di fatto non ottengo sempre lo stesso risultato, cioè sulle ciglia già scure naturalmente non si vede niente. Comunque questo qui è un ottimo mascara, dice che è un mascara, non so se riuscite a leggere, allungante e volumizzante. Io lo trovo allungante sicuramente, volumizzante un po' meno. Vi spiego anche perché. Ha questo spazzolino che fortunatamente è fatto di setole, quindi non ha spazzolini di quei nuovi materiali tipo gomma o comunque silicone, però separa bene le ciglia, quindi nell'applicazione non si formano grumi, però non volumizza molto, proprio perché separa bene le ciglia. Quindi è un ottimo mascara, casomai da utilizzare tipo tutti i giorni, anche perché costa pochissimo, costa 3,92 euro. Non ha assolutamente cattivi odori come alcune ragazze hanno detto. Io non ho provato quelli della linea tradizionale, ma lo farò. Ma questo qui assolutamente non ha cattivi odori. Anzi, io che ripeto ho anche occhi abbastanza delicati, non ho avuto alcun problema. Non è waterproof, anche se comunque se vi interessa esiste la versione waterproof. Questo qui in nero e in marrone è un ottimo mascara. Poi ho provato questo qui della Kiko. Questo qui è il Ultra Touch, è nero,
E c'è anche una versione waterproof per, diciamo, a chi interessa. L'ho provato, l'ho utilizzato già qualche 2-3 volte ed è un ottimo mascara, mi piace tantissimo, infatti penso che lo ricomprerò. Mi era stato inizialmente sconsigliato, avevo letto anche delle review e lo descrivevano piuttosto male. Invece, ragazzi, devo dire che mi ha sorpreso. Questo qui, la cosa carinissima è lo spazzolino. Mi dispiace che forse nella telecamera non si vede, però chi ha l'opportunità di visitare o comunque andare a vedere un negozio Kiko, dateci un'occhiata perché è davvero simpatico. Allora, è uno spazzolino che non è in setole e già questo per me all'inizio deponeva male. Tuttavia, è fatto da tante piccolissime sporgenze, diciamo, di queste qui, in questo materiale strano, tipo gomma. E formano come se fosse una specie di pettinino, vedete? Però è comunque, diciamo, su tutta la superficie dello spazzolino. Quindi questi pettinini separano benissimo le ciglia, riescono diciamo, a stendere il prodotto, quindi il mascara, su tutta la lunghezza delle ciglia e danno un effetto naturalissimo ma allo stesso tempo ben definito. Quindi mi è piaciuto davvero tanto. Devo dire che sono rimasta piacevolmente sorpresa. Tra l'altro non costa tantissimo, perché costa 7,20 euro, quindi sicuramente meno anche di quelli Maybelline, L'Oreal e quant'altro, e mi è piaciuto davvero tanto. Se vi interessa la versione waterproof esiste, quindi ragazze io vi consiglio di provarlo perché mi è piaciuto davvero tanto. Per chi cerca casomai un effetto molto naturale da utilizzare ad esempio per il trucco al mattino o comunque per un trucco di tutti i giorni, l'effetto naturale, questo qui ve lo dà al 100%, separa bene le ciglia e appunto distribuisce bene il prodotto. Ottimo, davvero, sicuramente lo ricomprerò e mi è piaciuto davvero tanto. Infine vorrei parlarvi di questo qui. Questo qui è un mascara della Clarins, Double Fix Mascara, che può essere utilizzato anche sulle sopracciglia. È in effetti un mascara trasparente, abbastanza liquido, che vi consente di rendere impermeabile e quindi waterproof qualunque tipo di mascara voi abbiate. Ragazzi, questo è una salvezza soprattutto in estate. È davvero un prodotto eccezionale. Io non so come abbia fatto senza prima. E tra l'altro non costa tantissimo, perché costa 15 euro, ma è davvero un prodotto da tenere. Perché se ad esempio andate a ballare la sera, oppure se ad esempio siete soliti utilizzare il mascara al mattino in estate, o per qualunque altra ricorrenza, ad esempio cerimonie, dove si sa a volte esce una lacrimuccia, questo qui è perfetto perché vi consente appunto di impermeabilizzare il mascara, di renderlo waterproof e quindi senza che andiate a comprare un mascara waterproof apposta, vi comprate semplicemente il vostro mascara tradizionale, uno qualunque, e all'occorrenza utilizzate questo qui per fissarlo. Io non pensavo fosse così efficace, devo dire la verità. E mi ha sorpreso, un prodotto davvero eccezionale. Tra l'altro, se avete le sopracciglia particolarmente folte, potete utilizzarlo anche come gel per fissare le sopracciglia, quindi per tenerle in ordine. È uno spazzolino fatto in setole e permette, diciamo, di separare bene le ciglia e quindi assicurarsi che tutto il prodotto, diciamo, del mascara precedentemente applicato, quello tradizionale, venga inglobato e quindi resti effettivamente impermeabilizzato. Qualora lo vogliate utilizzare ad esempio anche al mare, io personalmente non l'ho provato, quindi non so se effettivamente resiste anche a un tuffo nell'acqua di mare, però comunque suggeriscono sul foglietto illustrativo del prodotto suggeriscono di applicarlo sia sopra che sotto le ciglia per avere proprio una tenuta al 100%. Comunque io l'ho provato in estate ed è formidabile. Il mascara non sbava neanche se ci passate sul dito proprio. È un prodotto davvero ottimo.